Ok ragazzi, si riparte per il quarto giorno. Oggi sarà una tappa, credo, abbastanza difficile. Spero di non trovare brutto tempo, perché oggi, come vi ho già accennato, penso l'altro ieri, cioè un paio di video fa, farò tutto l'Appennino. Perché? Perché la destinazione oggi, ragazzi, è Tavuglia. Infatti per pranzo, l'obiettivo è quello di arrivare per pranzo a mangiare al ristorante di una persona molto importante per i motociclisti, ovvero Valentino Rossi. Quindi ho impostato sul navigatore l'arrivo ristorante da Rossi, quindi speriamo di arrivarci soprattutto asciutti. Vedremo la strada che ci farà fare il navigatore, perché io non la so. Ho impostato la strada senza autostrade, senza niente, quindi faremo tutti gli Appennini sperando di trovare un bel tempo. Guardando da qua non mi sembra di vedere nuvole minacciose. Qui ci sono un po' di nuvole, ma c'è un po' di foschia, ma tutto sommato sembra abbastanza sereno. Quindi già che i primi chilometri ce li facciamo all'asciutto è già una bella cosa. Oltre a fare comunque arrivare da Rossi, in pratica il mio obiettivo è quello di arrivare a Riccione, che è lì molto vicino. Quindi, visto che comunque l'obiettivo è Riccione, faremo anche dalla Tirreno, dal Mar Tirreno all'Adriatico, tutta la traversata in largo dello stivale, del nostro stivale. Sono circa, penso, arrivare a Riccione, allora da Rossi sono 300 km. Quindi penso per Riccione più o meno saranno 20-30 km in più, quindi 330 km per la giornata. Continuo quindi per la mia strada e ci vediamo quando le cose si fanno un po' più interessanti. Guardate qua che zona stupenda. Stiamo arrivando verso le prime colline dell'Appennino, zona piena di ulivi, vigneti, ma sicuramente le coltivazioni hanno anche il beneficio dell'aria marittima, no? Del sodio, dello iodio, del fluoro, anche se non c'è il fluoro, ma il fluoro. Cioè ragazzi, guardate che zona, che spettacolo! Siamo a un terzo del cammino, abbiamo fatto 100 km, adesso non so bene dove mi trovo, sinceramente, non so dove dire, però siamo sull'Appennino sicuramente. Guardate, wow, non so se rende l'idea. Cioè poi non c'è in giro nessuno. Nessuno, strade davvero poco trafficate. Grande navigatore, oggi stai facendo il tuo dovere davvero
al 1000 per 1000, non al 100%, al 1000 per 1000. Ecco ragazzi, piccoli aggiornamenti, mi sa che stiamo andando proprio diritti dentro nella tempesta, quindi mi sa che adesso mi fermerò un attimo a staccare tutto appena trovo un posto al riparo. Sinceramente poi non so come farò ad arrivare a destinazione, perché il navigatore ce l'ho qua e dovrò coprirlo questo se piove. Però vediamo, fino a che andiamo avanti senza acqua è meglio. Vedo che si apre di là, speriamo di andare verso di là. Non manca tantissimo a destinazione, mancheranno un centinaio di chilometri. Adesso vediamo un po' dove ci faranno passare. Per il momento il navigatore ci ha tenuto alla larga dalle varie piogge, speriamo che non ci deluda ancora, non ci deluda adesso che siamo quasi arrivati, cioè quasi no, però non manca tantissimo. Sto facendo quasi tutto da un fiato questa tappa. E vorrei arrivare a Tavuglia per pranzo. Quindi ragazzi, se va a piovere ci aggiorniamo, oppure ci vediamo direttamente là. Fa anche freschino, eh. A dopo. Ok, siamo in provincia di Pesaro Urbino, siamo entrati adesso. Cioè, sono entrato adesso. Mancano 70 km tondi tondi al ristorante da Rossi. Per il momento l'acqua non l'abbiamo presa ancora, ci sta andando di lusso perché ci sono nuvoloni da tutte le parti. Le strade sono molto belle, sembra quasi un passo alpino, ma anche abbastanza freddo. E direi che ci vediamo direttamente da Rossi. A dopo. Ok ragazzi, qui da Tavuglia ho finito per oggi, cioè per oggi anche per, non so, per quando ritornerò. Adesso ho prenotato un albergo tramite Booking a Riccione un'oretta fa, speriamo che sia ok. Quando arriverò vi dirò. E niente, anche qua la zona di Tavuglia è davvero bella. E oggi ragazzi abbiamo fatto cost to cost dell'Italia, dal Tirreno all'Adriatico. Guardate qua la VR Academy, il quartier generale di Valentino. Ragazzi, finalmente si vede il mare. Il mare, non so se lo vedete, quindi cost to cost riuscita. E ci vediamo in albergo.
i ragazzi non guardate il casino perché l'ho fatto io. Però qua è la camera di albergo, Riccione Beach Hotel, qualcosa del genere, non mi ricordo. Comunque spettacolare. Stanza molto bella, luminosa. Abbiamo anche il balconcino con vista mare, soprattutto vista moto. Ah, ecco, vi devo ricordare una cosa, questo albergo in pratica l'ho prenotato un'ora prima del mio arrivo con Booking, mi sono trovato davvero bene, sì, visto che siamo fuori stagione, erano un po' impreparati, però la stanza era pronta. Tutto bello e niente, comunque ho speso poco davvero, 20 euro, comunque la stanza c'ha tutto, room tour, un bel armadio capiente, un bel letto matrimoniale oversize, una scrivanettina che ho usato come doccetta e bagno. Comunque vabbè. Non ci possiamo aspettare niente di più per 20 euro, è davvero poco. Io ragazzi vi ringrazio ancora una volta e alla prossima. Ciao ciao!